Buongiorno bambini e benvenuti a questa nuova lezione. Oggi in Italia è una giornata importante. Infatti, oggi festeggiamo la Repubblica Italiana, la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1945 è finita la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia era un paese distrutto, ma con tanta voglia di ricominciare. E nel 1945 terminò la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia era un paese distrutto per le bombe, però tenia tanta gana di ricominciare. A distanza di un anno dalla fine, della guerra, gli italiani furono chiamati a votare tra monarchia o repubblica, cioè tra un re, avere un re o un presidente. L'Italia era una monarchia e era governata dalla dinastia dei Savoia. Il 2 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati a votare entro una monarchia o una repubblica. L'Italia era una monarchia e via la dinastia dei Savoia. Il 2 giugno 1946 vince la Repubblica e il re di Savoia e i suoi discendenti maschi furono cacciati dall'Italia e non poterono rientrare fino a alcuni anni fa. Il 2 giugno del 1946 gana la Repubblica e lo Savoia furono alejados de Italia. Non pudieron regresar, perlomeno los familiares hombres, non pudieron regresar in Italia por muchos años. È una data importante anche perché le donne italiane per la prima volta possono votare. È una fecha molto importante per le mujeres che per la prima vez in Italia pudieron votare. Qualche anno più tardi nasce la Costituzione italiana. Infatti, nel gennaio del 1948 viene varata la nuova Costituzione, che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Algunos años después nace la Constitución italiana, que dice que Italia es una república que se basa sobre el trabajo. Un articolo molto importante è l'articolo 3, che dice che tutti i cittadini sono uguali. E l'articolo 3 della Costituzione è molto importante. Dice che tutti i cittadini sono iguales. Questo è il nostro presidente della Repubblica attuale, si chiama Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica rimane in carica 7 anni. Este es nuestro presidente della Repubblica, si chiama Sergio Mattarella. Il presidente se queda por 7 años, luego se elige otro. Come festeggiamo questa giornata particolare? Sicuramente una cosa importante è il nostro inno, l'inno italiano. Nelle città poi vengono fatte delle manifestazioni e delle esibizioni, come ad esempio l'esibizione delle frecce tricolore, aerei dell'aviazione militare che lasciano una scia colorata per formare la nostra bandiera. Come festeggiamo, come celebriamo questo dia speciale? Sicuramente l'inno è molto importante. Además, hay unas manifestaciones en las ciudades y unas exhibiciones de los aviones militares. Ok, bambini. Spero che abbiate imparato qualcosa in più sulla nostra festa. Ci vediamo domani. A domani.